scossa della notte precedente. Il lunghissimo sciame sismico seminerà panico e distruzione in Umbria e nelle Marche fino alla primavera del 1998, provocando 11 morti, un centinaio di feriti e migliaia di sfollati. Già 3 ore dopo il sisma, la Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si prodigano per portare sollievo e aiuto ai terremotati e per recuperare frammenti e storia del nostro paese. Eccoci qua, immagini davvero drammatiche. Noi siamo in compagnia oggi di Antonio Ciavatta, all'epoca comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia, oggi dirigente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Buongiorno, benvenuto. Ancora Maurizio Fattorini, funzionario, ben arrivato, in collegamento dalla sede RAI di Perugia. Padre Enzo, che era all'interno della Basilica di San Francesco quando avvenne il crollo della volta in cui perso la vita dei suoi confratelli. Buongiorno. Salve, pace e bene ai nostri ascoltatori. Grazie Padre Enzo. Ci racconta che cosa accadde in questo episodio? Bene, noi ci trovavamo ad Assisi per un sopralluogo. C'era stata una scossa la notte e prudentemente la basilica fu chiusa la mattina grazie al capo restauratore che consigliò al custode, all'allora padre Giulio Berrettoni, e Sergio Fusetti fu prudente nel tener chiusa la basilica la mattina perché c'era uno strato di polvere. È evidente che dopo le prime notizie che si diffusero sulle lesioni che c'erano in Basilica Superiore, la stampa si è precipitata, quindi ci fu questo sopralluogo con alcuni giornalisti, ma soprattutto con alcuni tecnici responsabili della sovrintendenza, del Ministero, per verificare che cosa fosse successo. E in questo sopralluogo avvennero 2 o 3 scosse. Io ricordo bene che la terza fu un po' più forte e tutti ci guardammo un po' impauriti. E qualcuno forse imprudentemente ci disse: no, andiamo avanti, continuiamo e vediamo. Eravamo comunque tutti abbastanza sereni perché nessuno pensava ad una scossa più forte dopo quella della notte. Però lei si è salvato, e così padre non fu. Enzo. Sì, io mi trovavo proprio come? Accanto all'altare della Basilica Superiore, sotto la volta che è crollata praticamente, perché 2 sono state le volte, quella sull'altare e quella all'ingresso della Basilica. Le immagini ripropongono generalmente quella che è all'entrata della Basilica, la volta di Giotto praticamente, il San Girolamo, perché un cronista si trovava al centro della Basilica non accorgendosi di quello che poi stava avvenendo dietro di lui. E grazie al custode di allora, padre Berrettoni, ricordo che ci tirò con la mano accostandoci alla parete, e quella è stata un po' la salvezza di quel momento, altrimenti forse stavamo in paradiso. Ecco, comandante, quali sono state le prime immagini che le sono presentate davanti agli occhi? Ma indubbiamente quella sensazione di vastità della zona colpita e soprattutto della capillarità dei danni. Noi abbiamo iniziato come comando di Perugia a fare le nostre ispezioni per cercare di capire cosa fosse successo immediatamente dopo la scossa della notte. Abbiamo avuto l'impressione, anche se poi la seconda scossa è stata aggravata questa situazione, di danni, diciamo, non fortissimi ma estremamente localizzati sul territorio e molto molto puntuali su tutti gli edifici, e tememmo immediatamente che ci potesse essere stato un danno forte al patrimonio storico-culturale. Quali sono stati i comuni più colpiti? Ma diciamo l'Appennino Umbro-Marchigiano, sia nel versante dell'Umbria delle Marche, è stato estremamente colpito. I comuni della provincia di Perugia sono stati quelli di Foligno, di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Radino e altri, diciamo la fascia pedemontana dell'Appennino Umbro-Marchigiano, una zona molto estesa che ha richiesto un impegno notevole per i Vigili del Fuoco perché abbiamo dovuto lavorare. I soccorsi che sono arrivati, i primi soccorsi. Sì, dunque, devo dire che noi abbiamo messo in atto immediatamente, insieme agli altri componenti di Protezione Civile, un meccanismo immediato di soccorso. Abbiamo manifestato proprio quella che è l'attitudine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ad intervenire molto celermente, in massa e con competenze, una competenza di un corpo altamente specializzato, e abbiamo cercato di integrare quelli che erano i presidi già presenti sul territorio con altri nostri campi base, in modo tale da poter avere una copertura totale sul territorio stesso. Fatto questo, immediatamente abbiamo cercato di capire un pochino meglio. Comandante, quanti morti ci sono stati?
Ma i morti non sono stati molti, ci sono stati morti per crolli, credo che soltanto i quattro che ricordava il fratello prima dentro la basilica. Quello è un ricordo indelebile, indubbiamente, perché è stato vissuto dai presenti in prima persona, abbiamo partecipato alla, diciamo così, al primo intervento che è stato fatto allora. E, però ecco, quello che ha colpito di più, queste immagini che sono davvero... quello che ha colpito di più è stata, diciamo così, oltre che la vastità, è stato un terremoto un pochino rognoso, nel senso che lo sciame sismico è andato avanti. Per molto tempo, almeno fino a metà dell'anno successivo. Ecco, le cose sono protratte, padre Enzo, per diversi mesi, e voi fra l'altro avete avuto anche il sostegno e il conforto di Giovanni Paolo II, che cosa ricorda in quegli istanti? Beh, sono stati momenti drammatici. Io pensavo personalmente di non uscire dalla basilica perché pensavamo di morire soffocati dalla polvere che era tanta. La cosa più bella è stato il sostegno e la sinergia che si è creata e soprattutto la generosità di tante persone. E poi graditissima fu la visita di Giovanni Paolo II a pochi mesi dal sisma. E ricordo che lui guardava, si affacciò nel grande refettorio che pure era stato danneggiato, ha pregato con noi ed era preoccupato perché si rendeva conto, credo, di due cose. La prima, che grazie ad Assisi è possibile un sostegno capillare, anche turistico, per tutto il territorio, quindi per la gente che aveva effettivamente bisogno di sostegno. E poi l'altra preoccupazione è perché Assisi rappresenta il centro di una spiritualità molto forte nella Chiesa. Stiamo vedendo delle immagini molto belle, padre Enzo, della visita di Papa Giovanni Paolo II. 12.000 furono le persone che vennero a prestare soccorso spontaneamente da tutta Italia e dall'estero. Davvero una grande solidarietà. Sì, c'è stata una solidarietà molto forte, poi penso a tanti giovani che si sono precipitati nei giorni successivi per raccogliere i frammenti. Pensate a un lavoro che ha portato a raccogliere 300.000 frammenti. Però... gli esperti, Sergio Fusetti mi dice che ne sono rimasti 80.000 che sono nei cassetti e che è come un abito conservato. Si pensa attraverso i mezzi di informazione, le tecnologie, poi di riporle di nuovo, insomma, al loro posto. Grazie padre Enzo, ritorniamo un attimo in studio. Comandante, in che modo voi ricorderete questi tragici eventi, questi tragici momenti? Ma direi, di 10 anni fa, al di là della tragicità del momento, con molta soddisfazione per quello che il corpo al quale appartengo e gli altri soccorritori sono riusciti a fare nel primo momento, quello del soccorso tecnico urgente, e anche pensando poi a quella che è stata la ricostruzione. Il corpo, devo dire che ha dato il meglio allora e ha affinato delle tecniche che ancora vengono usate per grandi eventi di questo tipo. Non ci sono pericoli più però? No, i pericoli ci sono sempre, però speriamo che la prevenzione e il buon costruire possano, almeno in questo caso, in questo tipo di tipologia, di fare i nostri progressi e di andare sempre meglio. Maurizio Fattorini, allora ci presenti invece i vigili permanenti, caporeparte, che ci sono dietro. Sì, con a lei, noi perché poi sono loro che... Ci sono i vigili del distaccamento di Assisi che hanno operato nei momenti che abbiamo visto nell'immagine poc'anzi, ma sono anche quelli che già stavano all'interno per effettuare il sopralluogo, come diceva padre Enzo Fortunato, appunto per verificare quali fossero i danni della basilica. Lucio Belli, Antonello Fioroni e Luca Pasquini. Perfetto. Grazie anche una rappresentanza, a voi. Se mi è consentito, degli oltre 2.000 vigili del fuoco che ogni giorno hanno lavorato in, certo, queste zone con provenienza tutta Italia. Tante persone sono arrivate per dare una mano, ma tantissimi vigili del fuoco. Grazie ai nostri ospiti. Grazie. Padre Enzo, grazie. Un saluto e un grazie grande. San Francesco sostenga ogni persona. La ringraziamo.